L'intro migliore della storia. Ed è anche l'unica linea di dialogo generale che c'è. Dialogo, vabbè, testo. Comunque, dopo la sua sconfitta, Dr. Wily ha creato 8 dei suoi robot. Ma 3 Mega Man. Come sale? Ah, come sale? Quello di A. Non si ferma! Continua a salire! Me lo esplode! Cazzo! Go! Vado, accendi a volgi? Let's go! Io adesso non so quale partire, perché è talmente... Allora, l'ho giocato allo sfinimento, che mi sono consumato i pollici, che ho appiattito perché ho giocato troppo a Mega Man 2. Ma non so, oddio. Vabbè, parto dal mio preferito. Questo è il più bello in assoluto. Gli spriteini sono proprio fighi. Bello, bello. Poi è l'arma più sgaso del gioco, quindi andiamo veloci. Ah, non hanno sistemato il bug che lo sprite di Mega Man andava un pochino al nero, curava vicino. Ribelle. Allora, il modo migliore per giocare i platform, soprattutto come Mega Man, sarebbe quello di avere tasti piccoli. Quindi, eventualmente, sul 3DS era una pacchia. Infatti, ogni volta, che andavo al cesso, soprattutto, mi tiravo su un bel cagone, finivo, a parte che iniziavo e lo finivo in una botta sola. Però era utilissimo perché il tempo di reazione tra salto e sparo era fondamentalmente una frazione di secondo. Adesso invece, utilizzando mio malgrado il pad della 4, è un leggerissimo ritardo. La grande. Qua dovrebbero esserci proprio avanti. Vabbè, la vita la mi serva. Mi serviva. Serviva uno degli strumenti che sblocchi con gli altri masters. Niente. Ah, ok, qua ci sono gli ingranaggi con i codri. Con i clown. Non ricordo il nome. E tra l'altro, quando ancora all'epoca esistevano i manuali di istruzione, c'erano tutti i vari glossari, gli archivi dei nemici di Mega Man, che sono belli a mano, caso e picone, oh merda. Ah, già, è vero che c'era la cosa che se ti sposti troppo ti scassano. Così. Perfetto. E un terzo, sì, che va contro lo spazio. Dicevo, c'era l'archivio. E che cazzo, l'archivio? Vedere quali fossero i nemici, i loro nomi, tutto quanto. Salto della fede. Ah, questo serve il bubble lid. Quindi ti sfogliavi quel bellissimo spillatino. Sì, vabbè, sono morto. Bellissimo spillatino simpatico. E sapevi quei chi erano i tuoi nemici. E la storia, tra l'altro. Storia, retroscena, soprattutto quelli più avanti. Viva chi fosse cosa. Era bello. Oggi chiaramente queste cose non ci sono più per colpa del capitalismo. Non per cui niente. Allora, se mi colpisce una volta solo sono morto. No, 2 colpi. Poi la versione difficile è quella giapponese. In Giappone esisteva solo difficile. La versione occidentale hanno provato a mettere il normale. Quella giapponese invece dovevi fare seppuku. Finita così. Ah.
sotto il nastro è un po' fastidio. Oh bravo, comincia a saltare, vattene a fanculo. Mi salta. Credo siano anni che non gioco a Mega Man 2. Infatti si vede. Vede parecchio. Vaffanculo, no, niente, sono completamente fuori forma. Non aiuta che devo muovere completamente il pollice per sparare e saltare, a differenza di come potesse esserlo col 3DS. Il 3DS è molto più tranquillo, molto più. Molto più. Anche perché non dovevo muoverlo per intero. E fa, fa tantissimo. Fa parecchio. E salta. Sono bloccato, sono bloccato, ce la posso fare. Auto finish. Let's go, gang. Sono ironicamente e letteralmente riprendendo la mano. Allora, con la Metal Blade Woodman, che sembra più un tronchetto, quelli i dolci, il cioccolato, mi fa venire fame, perché la luce a fianco mi ricorda zucchero a velo, non lo so. Oh cazzo. Ma io andrei subito di Metal Blade. Gaso epicone. È un'arma devastante, definitiva. Gaso devastante. Anche perché puoi spararla avanti, indietro, di lato, su e giù. Perdonami, perro blui. Vabbè, ma che drop di merda. Un cazzo, vabbè. È giustamente la versione già apica. Ricordavo che ci fosse. Vabbè, qua. Molto tranquillamente. E vai. Qua potrei farmare qualcosina, ma onestamente non c'ho. Gang. Monkey? Monkey! No! Vabbè, questi potrei farli scoppiare. Sperare. Vaffanculo. Li faccio scoppiare così magari esce qualcosa di simpatico. Solo depressione. Coniglio adesso? Sì. No, non avevo abbastanza spazio. E vabbè, ma dammene uno grosso, che palle, perché quello lì più. Ah, qua i polli, è vero. Avanti. Sono sgravi epicissimi. Gallina in fuga. Avanti. Gang. Vai, tronchetto. Allora, adesso spara. Così. Ok, sì, è fattibile.
Era un momento... Oh, cazzo di fuoco! Oh... Vabbè, Woodman è molto facile. E adesso c'è proprio lui. Non ricordo se Wood prendesse qualche oggetto speciale, mi sa di no. Uno dei tre. No. E adesso ci sei tu. E Amanga Tao Senai. Ma che oddio, sarei potuto venire anche prima con la Metal Blade. Però onestamente, meglio dire, volevo l'arma. L'arma, me lo ricordo che serve il Leaf Shield. Probabilmente non so neanche quale sia la logica di alcuni, cioè la Metal Blade fa male a tutti perché è una lama metallica che scassa tutto, cioè quello penso che sia la debolezza di fondamentalmente chiunque, ma... No, una vita! Però tipo le foglie, perché gli si incastrano tra la ventola forse, non ne ho idea. Mi era mancato, proprio un bel gioco, bellissimo. Ma dovrebbero esserci, eccoli qua. Di nuovo gli uccellini smandrapini. No, l'ho mancato di un pixel. Maledetto. Tutto calcolato. E cu. Vabbè, qua posso rimettere. Non spreco. Vabbè, ma che cazzo me ne frega, tanto non è debole alle Metal Blade. Anche qui punto per farmare. Ogni non commento. Paura. Stavo di non avere abbastanza spazio. Vabbè, monche o muta, non lo so. Se avessi avuto il booklet latted, avrei potuto controllare. Propagated. No, uccellini, non andate incontro alla vostra muerte. Si entra sempre così. Al tanding. Eoman! Allora, la prima mi pare che sia inschivabile, infatti. Ah, anche l'altra. Uddoman! Sì, che ti tira una caterva. Adoken! Dia di tirare delle foglie e... esplodere un robottone che usa il potere del ciclone, però fa piscio. Ciao Giudi! Ciao Zucchina! Ho battuto Ironman alla prima botta. Sì, forse è l'unico che potrebbe dare problemi adesso. Tolto Metalman. Può essere Pikman. Lighten number 2! Lighten number 2! Oddio, potrei fare Bubbleman e poi Hitman. Penso. Item 2 completated, bene. Weapons ready. Peccato che si chiamino solo 1, 2, 3, non... Razzo magnifico! Robe simili, perché il 2 ricordo fosse un missilozzo su cui sali, l'1 delle piattaforme volanti, e il 3, un ragno. Allora, ho Airman, ho il Wood Shield. Potrei fare... Bubbleman. Ah.
Ah, le ranocchie, no, le ranocchie mi piacevano sempre un botto anche adesso. No. Sai che quanti colpi servono? Ci ho perso proprio. Una vita, grazie. Gang. Ci ho persissimo la manissima perché all'epoca, appunto, tiravo giù. Madonna, ma quanta vita hanno? Allora, questi sono dei blocchi che cadono. E all'epoca, quando ero iper allenatissimo, riuscivo a non farne cadere neanche uno. Via. Oh, ce l'ho fatta! Gang! Perché praticamente... No, così. No, troppo bravo. Ecco. Ma ci tenevo perché altrimenti sembro pazzo, però... Con le cose che sono vere. Ah, questi saltano. Però io sto a debita distanza. Vabbè, modalità difficile, non ricordavo che fosse così. Devo essere sincero. Dai! Non andrò a mentire, mi pronunciando. Cazzo, sono già a metà di Metal Blade, colpa delle ranocchie sgaso. E onestamente non c'ho voglia. Io vi salto e va. Eh no, perché sei stronzo. Se io tipo faccio così. Vabbè, sei fortunato, sei fortunato. Ah, qua c'è la rana pescatrice con gli ippocampi. Cavallucci marini. Gang! Mancato pochissimo. Quelli grossi, ho bisogno di quelli. Oh, i Metroid! Allora, col tasto più grosso del pad della 4, ho timore di tenerlo premuto troppo e andare contro gli spuncioni e uccidermi. Il difficile è quello qua, non tanto i Metroid. Col tastierino piccolino, simpatico, affabile e meraviglioso del 3DS invece era molto più tranquilla la situazione. Una piccolissima pressione. Ha già andato bene. Cioè, ha meno energia la rana pescatrice gigante delle rane. Dovrebbe essercene una anche qua. Eccola. Allora, ma cazzo, è un boss di Final Fantasy? Possibile che duri così tanto? No, anche quella dietro no. Cazzo, ma io sono senza Metal Blades. Bubbleman. Così mi confondo con lo sfondo. Allora, il bello dell'Air Blaster è che fa abbastanza danno. Però vola storto. Ah, ero senza vite. Minchia. Di sotto. Sì, vado cattivo tanto. Molto io. Perché è così pulito? Allora, volete botte? Be get equipaggiated with bubble lead stage select. Allora, ho Bubbleman. Potrei fare Hitman. L'accendino sgaso. Tanto il suo livello è molto simpatico. Sono delle fogne col magma incandescente. Qui Metal Blade. Ah, sono giù con un colpo solo in difficile. Ah, già sono quelli rossi potenziati. Ah, poi ci sono questi qua che svolazzano. Fastidiosi, ma neanche troppo. Molto farmabili. Ah, pensavo ne sbucasse uno qua, uno di là. Gang. Ah, mi aspettavo volasse una vita lì sotto sul magma. Dicevo, quelli lì serve il bubble lead. Quanti colpi.
Bubble Lead è figo perché si muove così. Tra l'altro è Gang. E qui ci sono gli iconicissimi mattoni che spariscono. Ok, qua poi ricomincia a esserci la rottura di palle di questi. No, troppo presto. Oddio, questi parecchio farmabili. Però non so come abbia fatto a mancarmi. Come ci fosse mezzo pixel. Dai, non ho sentito la Metal Blade che fa casinissimo. Allora, oh, la vita, la voglio, è mia. Ancora un po' la perdo. Vaffanculo. Ma colpa vostra. Ecco, quella si rompe con una Crash Bomb. La serve Kurashuman. E non ce l'ho ancora. Beh, vado avanti, mi sono rotto il cazzo. E quella Crash Bomb. No, ho sbagliato. Ok, qua se non tenevo premuto sarei morto. Dai però. Gang. Qui già più. Ok. E ora c'è il panico. Allora. Panco. Era finta che lo faccio così, ragazzi. Avrò fatto forse. Oh, ho finito. E non prendo per un pixel. Allora, quella pioggia di mattoni volanti, penso di averla fatta 3-4 volte in la mia vita di amatore Mega Man 2. E basta. Va bene così. Ah, potevo darlo al buble. Vabbè, no. Bene, tanto ce ne serviranno 3 o 4 al massimo. Ah, ero convinto ci fosse un altro Sniper Joe robotizzato. Va bene. Ora tira 3 palle. Questa una volta la sapevo schivare in maniera sgasissima. E è molto tranquillo. Molto tranquillo. Il più è sempre arrivare ai boss, se poi sai anche a memoria le loro debolezze, sei a cavallo. H. Get equipaggiate, Dweed. Atomic Fire. Io sono sicuro. No, volevo vederlo. Tutto caricato bello. E mi dà l'item number 3. Taglio dal Dr. Light. Raito. All'uno, buono, le piattaforme. Allora potrei fare Crashman. Get equipaggiate with item 1. Stage select. Allora c'è Flashman, Crashman, Quickman. Potrei fare una cosa Amarcord e lasciare solo di destra e andare per ultimo, perché lo faccio per ultimo. Malvagissimo. Si vede anche dalla bandiera lì sopra. E Crashman, dai. Non c'è un brano che sia uno brutto in questo gioco. In generale nei Mega Man, però nel 2 di più. Matt.
Questi si fanno così. Perché questi, essendo i primi, in realtà potrei andare in Metal Blade. E aspetta, avendo anche l'item number one che mi fa fare 3 piattaforme volanti, in realtà potrei anche levarmi di culo molto prima, però lo voglio godere. Tranquillo, felice, sereno, nostalgico, perché tutte le cose del cielo sono nostalgici. Ho dei giochi sgaso della mia esistenza. Qua non ricordo, forse c'è uno di quelli che si scompone. Yeah. Pensavo di schivarlo, invece ho fatto una figura di merda. Wood, questo serve dopo. Metal Blade. Dovrebbe esserci un Matty in una posizione stronzissima qua più su. Foreshadowing. Yoda probabilmente. E se cadi riesci a finire magari su una di quelle piattaforme. Schivato. Non sorpreso, perché spesso e volentieri non lo schivavo mai. Questi cazzi, dai. Aspetta. Qui si va dove è effettivamente questo giocone. Esatto. Qui farmabili a non finire. Cazzo, ma ho già quasi finito lo scudo. Una vita anche, gang! Escono all'infinito. Un'altra vita, minchia, grazie. Posso finirci il gioco allora? Sì, ma quanti? Vabbè, è giustamente il difficile, città. Al medio normale mi pare che ci mettesse un pochino di più quasi a respawnare, non so. Poi di là, e adesso lo andiamo a prendere. Sì. Senza necessariamente tornare giù da basso, ma così, con l'item number one. E ancora un po'. Ah, finché non vanno via non posso aprire qua. Ok. D'accordo, d'accordo. Ecco qui, quelli rossi, questi mi pare che serva più di uno. Ah, il cazzo, ok. Meglio, bene lo stesso. Tutto calcolato. Andando molto giù. Air. Ma poi perché Crash, Ribelle, Spazio, lancia bombe e va via in un soffio. Deve esserci stata forte ispirazione per Gurren Lagann, oltre a copiare tutto di Getter. E non gliene do torto, gliene voglio dare atto. Non li biasimo, hanno ragione, fanno bene. Crash Bomber! Lo ricordavo più rosa, ma mi sono ricordato che non è lui che me lo dà rosa, la tutina, ma Quickman. Era Flashman. Ma che era Flashman? Andiamo a scoprirlo. Ah, la musica mi piace un sacco. Che figo qua. Tutto blu, bello, neon, gaso. Oh. Crash bomb. Crash bomb. No, dai, vado di cattiveria, vado di qua. Oh! C'è l'energia. Poi sgaso. Respawnano.
Cazzo di colpi servono! Poi di là mi pare che... Oh no, c'è una vita, la voglio. Ne ho perse troppe contro Metal Man, tanto che riprendevo la mana in... Sì, non mi interessa se adesso cado che c'è il nemicone piccone, va bene lo stesso perché lo soffio e va giù. Gang! No! Dun turururu, dun qua. Farmi. Dato male. Eh no, dai, nada, mi ha dato l'energia. Va bene. Energia delle armi. Devo passare. E poi questi cubi scivolano. E io che sono epicone faccio a memoria. Dash Bob! Pare che servisse sempre la Metal Blade. Ovviamente serve sempre la Metal Blade. Ovviamente, manco a dirlo. Rashuman! E la sua mossa epicona! Lo Zawarudo! Vediamo se... Peccato che non bloccasse anche le armi che volano, sarebbe stato sgasone epicone invece. Vabbè, una piccolezza che sarebbe sempre... Ferma il tempo, io gli sto lanciando roba. Ferma il tempo, ferma anche la roba. Ma niente. F, get a kick with F-bomb. Ah no, time stopper. Boom! Effettazzo scoreggione. Effettazzo scoreggione della David Production. E adesso mi dà l'item number 3. Completated. Il ragnazzo scala cose. Weapons ready. Ok, with item 3 and select Quickman. Oddio, questa distanza di anni un po' mi lascia l'anzietta. L'anziettina. Dovrebbe esserci anche una tank qua. Quante vite ho? 5, sì, la voglio. Qua sicuro una la perdo. Non sicuro. E adesso si vedrà perché. Poi è fighissimo qua, madonna, che figata devastante, sgaso. Sgaso fotoatomico, in senso letterale. Ovviamente se uno di quei raggi fotoatomici mi colpisse sarebbe insta-kill. Bubble. E adesso incomincia il pezzo. Incomincia il pezzo. Non se riesco. No. Sono troppo fuori allenamento. Veloce. Qui ne cadono 8000. Forse ce la faccio al pelo. No, la vita per un pixel. Non saltare! No! Vabbè, finita. Oddio, che dica?
preso la fatta! King! Vai, sniper giù! No! Forse mi avvicino abbastanza. Accipigna, che tensione! C'è l'altro. No. Ok. Ho finito c'è. Ok, no, sono andati. Crash bomb. E mo c'è da ridere. È da ridere. In faccia. No. Non le unghie tagliate! No! Vediamo se riesco. Gang! L'ho proprio escated! Escatissimed! Get equipped with quick boomerang! Adesso un momento fastidiosissimo per il beep beep beep, ma si va. Stadio finale. Eccoti, malvagio Dr. Wily, tu il villano. Sto cazzo di antifurto fastidiosissimo, Dio santo, adesso. Vita natural durante che mi dà fastidio. Però sale la tensione, il castello, il teschio, primo stage, e poi parte il brano più sgaso della storia dei videogiochi. Famosissima anche per la canzone di Hocus and Man, ripresa poi anche da Gem Project. Vediamo se riesco a rifare il salto. No, non riesco a rifarlo. No. Allora, questa una volta riuscivo a farlo sgaso epicone saltone. Oh, ce l'ho ancora un po' la mano per certe cose, dai. Metal Blade. È vero, era il quick boomerang. Vai, esci. Dai. Dai, che ti sarà anche già visto nel video di Cuphead. Dragellix. Fatti sotto, drago! Non sono Ciuchino! E non ti temo!
odio un pochino, sì. Cosa? Cazzo, non ho visto la vita! No! Avevo completamente perso di vista la vita, dimenticandomi che me ne toglie una fraca, essendo la modalità difficile. Maledizione! No! Stavo facendo una così bella run. L'ho completamente dimenticato che mandasse indietro. E devo tirare su un po' di Metal Blade, perché sono un po' bassi lì. Vabbè, fino all'1. E non va bene, cazzo. Non va bene. Sono stato un po' troppo smargiasso. In verità, storia della mia vita, però, insomma. Mi spiace, ma non ho armi da sprecare con voi. Quick boomerang. Secondo round. Volta mi devo concentrare. Sono stupido. Ah. Ah, Cristo santo. Non l'energia, cioè apprezzo, ma non l'energia. No, sono abbastanza sconvolto, perché tu è la prima volta in non so quanti anni che muoio col drago. Quando cazzo mi è mai successo di morire col drago, soprattutto cadendo? Vabbè, tutto spettacolo, va bene, va bene. Va bene, va bene. E quick, mica che mi confondo col flash, non mi sbuca il nemico. Vabbè, godo di più la prima musica, che dopo il prossimo stage sparisce. Non di... ma di nuovo! Ma è possibile! No! Non è possibile! No! No! Ma posso andare in crisi col drago? Non posso andare in crisi col drago, dai, non mi riconosco. Pure quasi finito le blade, cazzarola. Va bene che è un drago verde, ma non è Cuphead. Quello la prima volta, cazzarola, è stato una tortura. Io ho già il quick, no? Devo mettere l'item number one. Tra l'altro sto pure finendo, cazzarola. Sono anche più spostato, buono. Adesso per favore, ti loccato dentro. Loccato. 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 L'hai fatto multipli di 4 questo gioco. Non puoi farti scassare al cazzo di drago. Non puoi. Oh.
bloccato. Non è possibile. Ok, va bene. Non è un problema. Oh, vedi? Bravo! Grazie me! Prego me! Non c'è di che! Oh! Gang! Prossimo stadio! Pam pam! C'è ancora la musica figa! Tutto! Allora, oddio, non so cosa fare tra il Quick Boomerang e la Metal Blade. Metal Blade. Metal Blade, perché mi sono ricordato. Ok. Dai, ma l'avevo sparata. Questo è quello che dicevo, col tasto piccolo e il tasto largo della 4. Purtroppo sono questi leggeri ritardi. Vabbè, problema. Ma pensavo al tasto giusto. Sì, vabbè, farmo leggermente, dai. Troppassero qualcosa di simpatico, magari. Ok, benissimo, molto bene. Prossimo. Ah. Se mi lasciassero una vita sarei anche più contento, guarda. Quante ne ho? 5 massimo. Ah, ho sbagliato, devo fare l'item number 1. Ma tanto serve il 2. Let's go. Tank. Però sono pieno. Va bene lo stesso. Altra vita. Va bene. Ok. Sarebbe il Quick Boomerang. No, l'item number 1. Number 2. Number 3. Number 3 mi serve più avanti. No, cazzo, pensavo di avere ancora qualche Metal Blade. E qua mi pare che ci siano. Esatto. No! No, bastardi! No! Cosa? No! Vabbè, vado a riprendere la vita. Vado a riprendere la vita. Va bene. Va bene. Va bene lo stesso. Però devo ricaricare l'item number 2. Eh già. Senza l'item number 2, poi questo è fatto apposta, perché se fallisci, puoi stare qui, farmare un po', riprendi. Quindi nulla è perduto. 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 Può droppare! Cristo santo! Oh! Che modi! Una vita, gang! Nulla è perduto davvero! Allora voglio caricare ancora un'altra ganghissima!
è il gioco che ricorda. Non temere, non sei solo. Ha uno un po' più grande di questi qua, no? Chiedo, Puoi cortesemente averne uno grande, per favore, così vado avanti. Qua va bene farmare, però. Non so. Un'altra vita? Gengherrima. E grazie, elicotteronzi. Non ho idea di come vi chiamiate, perché non ricordo, forse topper, una roba del genere. Sì, però qualcuno sì, di più grande, cioè anche i drop sono completamente diversi rispetto alla versione. La versione normale, cioè sono molto più ostici. Sì, io dopo aver avuto tre vite gratis, però no, non sembra mai così, quasi sicuro. Sono sfiga, probabile, probabilissimo. Ho dimenticato del fattore S. È una sfiga che non se ne va mai, fattore S. Dai, va bene l'energia, ma sto finendo anche le Metal Blade. Dai. No, è andato via. Altra vita prima ancora del coso grosso. Vabbè, dai, ma perché? Ma perché? Ma mi sono stufato di star qua, per piacere, per favore, dai. Please, per favore, ti prego, ti scongiuro. Dai, blizzissimo. Non è possibile. Quanto sono qua? 5 minuti. Sì, basta, cioè io mi sono rotto i coglioni. Ah, c'è l'uno però. Va bene lo stesso, dai, basta. Sono abbastanza loccato. Sono abbastanza. E che cazzo, questi sono rimasti bruciati a cipigna. Tutto piano. Ma tranquillità. No, non mi fregherai di nuovo, bastardo. No, per un pixel. E crepa, bestia. Vita la voglio. Ok. La E-Tank dovrei essere più che a posto. Quindi molto piano, molto piano. Che qua di solito. Ecco, infatti. Sì. Oh, e qui c'è l'altro pezzo per farmare duro. Non mi ricordo. E il Bull Shield. Palla grandissima. Forse troppo. Che non mi ricordavo purtroppo se fossi effettivamente qua. No, bastardi! Perché me l'avete tolto? Era mio! Metal Blade no. Good, eccolo qua. Vedi altre vite. Dai, però. No, no, voglio ancora. Voglio rifullarmi tutto proprio a spregio. Spregissimo. Fanculo.
a fanculo davvero, fanculo di cuore, fanculo d'anima, tutto. Un'altra vita, grazie. Il potere della rabbia? Ovviamente le prendo dopo aver utilizzato il potere della rabbia. Li ho finiti? Ah, erano stufati di farsi steccare le trivellozze. Anche perché lì più avanti mi serve l'item number 3. Quindi, l'item number 3. Ma bastardi, ma si è fermato! Ah, torno indietro. Sì? Problema c'è. I droppini fanno un pochino cagarini. Infatti non ho abbastanza per fare il VCO. Decisamente non un bel prospetto. Devo tornare tutto indietro. Anche andando così duro, sto perdendo un sacco di energia. Se me ne droppassi una vita mia, tutta mia, tutta mia. Qua mi sto consumando di nuovo il pollice. Vabbè, tanto ce l'ho appiattito apposta. Tutto per colpa di questo giocone, piccone, sgasone, figatone. Non conviene la Metal Blade, forse alla... coso, alla difficoltà normale, che non consumano così tanto. Decisamente no. Da capo. E no, cazzo. Full shield. Dai. Ah, ma sto crepando! Oh. Tipo crepando male. E queste sezioni di farming, a parte star bloccando il gioco. Stanno facendo più male che bene. Uccide niente. E sono tutte là più avanti. Che 13 vite, buono. Muoio. Lo sapevo. Però vabbè, tanto respawno qua. Ma mi dovete venire incontro, bellozze. Sono dei drop un po' di merda, lasciatemelo dire. Tanto perché lo sapete, non mi piace per niente il vostro comportamento. Tutta energia, voi voglio quella delle armi di energia. Va bene, non va assolutamente bene. E cazzo, non l'ho neanche preso. Poi dai, una cosa scende. Oh, di più, quello si è buggato pure, vaffanculo. Ok, così si fa, va bene. E la madonna, che culo! Qualcosa di dignitoso. Vite non saranno mai più un problema. Il problema è le armi, maledizione, le armi, servono le armi. Parecchie armi, cioè,
E poi è anche un ottimo sistema, ti metti qua. Tranquillo, no, perché sto provando la rabbia di mille soli esplosi, però per il resto comunque stai sereno, per modo di dire, diciamo. Tiri su tutto quanto. E un'altra vita. Oh, van bene le vite. Ma c'è energia. Va bene che mi sono inscarsito negli anni. Però, e va, sono andato dalla parte sbagliata. La Metal Blade è morta. Crash Bomb pure. Tornare indietro. Ah, avrei bisogno di Bass. Almeno quello tiene premuto. Dal Gatling. Roba del genere. E torno ancora un po' più indietro. Così. E niente, devo andarci di pugni. Così. Ancora. Voglio quella delle armi. Madonna, ma stiti ci sono. Vaffanculo. Master for Gambit. Cazzo. Oh, allucinante. Oh, santi numi. Ah. Allora, quando ho aperto il gioco io non pensavo di dover fare questo farmaggio. Perché mi sono inscarsito? No! Perché mi sono inscarsito così? Scarso. Anche l'Atomic Fire uso adesso, vaffanculo. Dai. Oh. Per così. Mai abbastanza, ma comunque qualcosa. E poi se ti metti lì a fermarti, a prenderli, non sono tanti. Anzi, sono proprio pochi. E vaffanculo! È più l'angoscia di dire ah, che belli che cadono, che piovono, aiuto! E vaffanculo! Che non è effettivamente altro. Bene, ho l'energia per un solo altro Wood Shield. Niente di più e niente di meno. Molto più Wood Shield. Di più. Voglio di più. Più. Pretendo di più. Pretendo. Vabbè. Niente. Ho preteso troppo. Ah, oh, oddio. Posto mi prendo una legnata in faccia. Ma è finita anche l'energia con la mia. No. Oh. Ok. Ah. Boh. Non ricordavo un farmaggio così intensivo da Dark Souls. Dark Souls proprio la run che ho provato anche a streamare. E stavo streamando. 200 e passa ore di gioco, più o meno 199 off screen a farmare. Intanto ad aspettare. Ok. È bloccato. Se vai a ritroso è proprio una merda sta cazzo di cosa. Oh, uno. Va bene, non interessa. Va benissimo. Così e così.
Molto bene, ancora un po'. Oddio, sì! Sì! Ho sbagliato. Non come lo spreco, vabbè, ma non ti buggare qua sotto. Energia! Poi mi servono tutte le Metal Blade. Oh. Bello. Ne sparo poche. Vanno giù un po' veloci in modalità di Troppo. Troppino. Troppo. Food. Energia. Oddio. Metal Blade. Qualsiasi costo. Pieno. Ai Dio santo, ma sono 10 minuti che sono qua fermo. Possibile che debba avere dei pull così di merda? Vaffanculo. La presa per il culo. Crash bomba anche mi serve. Però la Metal Blade serve per un boss più avanti. Alterando. Bene. Quella se non è completamente piena non va bene. Non va assolutamente bene. E non dovrebbe essere neanche tanto un problema, però. Non collabora. Dai. Oddio, questo è grosso. Item number 2. Dai. O che è un modo per sabotare perché ci stavo mettendo troppo poco ad arrivare qua. Per Robot Masters. Probabile, eh. Allora. In più Crash Bomb. Perfetto. Flash. Grosso! Metal Blade o 2? Metal Blade. Un altro. Metal Blade. Poi in realtà vorrei anche due. Bombast. Cazzo. Via.
numero 3. 17 vite! 17! Numero fortunato! A male a mano. Lascia al button. Qua? Ah, ok. Ah, l'energia. Questa la piglio. Ecco, oddio, avrei anche le item che da poter usare. E qui serve la Metal Blade. Devo centellinarla. Ovviamente la spiego. Vai! L'ho preso. Che cazzo. No, vabbè. Non voglio rischiarla. Ho sprecato troppo tempo prima. Basta così. Ma no! Vai che siamo. Oh, va. Ho sprecato troppo tempo prima. Fa niente. Fa niente. Ah, già che qua inizia la parte un po' così. E-Tank. In realtà è una trappola e mi servono le Crash Bomb. Qua potevo effettivamente usare qualcosina. Metal Blade. Metal Blade. Metal Blade. Di là invece cosa potrei tirare su? Metal Blade, ancora. Let's go. Mare giallo. Non ho intenzione di dirlo. Pescio? Robo pescio. Le bravo. Dove devono esserci delle rane qua? Cazzo, cazzo, cazzo. La situazione si fa spinosa. A gag. Veramente rimosso di quelle due bastardate. E che palle pure voi. Oh. Beh, perché mi ricordo. E dai. Ah. È andato a fanculo così. Big Boomerang! Ti ricordo di te. Gats Dowder! Let's go! Gang! Devo rifarmi del minutaggio speso per farmare quelle trivelle maledette infami bastarde! Cipigna! Ok, il quarto... l'infamone. Il quarto è il boss infamone. Ok, qui, allora... Metal Blade, 1, 2, 3. 3. Ok, perfetto. E...
però lì oltre dovrei essere a posto. Wood Shield, Wood Shields. Ok, let's go. Ok, ma non ricordavo, non ricordo quale sia la gimmick della... Forse è il pavimento invisibile. Pavimento invisibile. Io ho un truccone! Gang. Sti cazzi, la lascio lì, non è un problema. E no, aiuta. 3, basta, ne avanza. 7 vite. Va benissimo. Piano, non mi ricordo qua su. È in shield. Apparam, 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 che qui probabilissimo poter farmare il farmabile, ma onestamente va bene così. Ho farmato abbastanza, basta, basta, basta. Davvero basta. 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 Ultra mega basta. Mega basta. La freddura. Oddio, potrei anche usare semplicemente la Metal Blade, però. Giusto per mettere un po' a uso e consumo. Il simpatico Leaf Shield. Green Friendly. No! Come hai potuto mandarlo là? Vabbè, ovviamente. E poi utilizzando gli item sarebbe anche molto più facile. Io penso proprio che lo userò. Item number 2. Sembra una Z quella lì. Va bene, lo so. Qui? E ancora. Oh sì, gli sniper giù motorizzati. No! La voglio! Fanculo, non mi interessa, va bene lo stesso. Ah, ma ti avevo colpito. Che modo, oh cazzo. Che stia volando troppo vicino al sole? Probabile. Ah, oddio. Considerando che è più o meno l'ultimo. Due tank. Dai, sì, me la gioco. Let's go. No, mi è andato così di piede. Allora, questo è un boss del cazzo. Proprio del cazzone. Vaffanculo. Non vedo un cazzo di niente, però, Dio santo. Fanculo. Dicevo, è un boss del cazzo. Perché va preso a granate. E non si vede nulla. Nulla, letteralmente niente. Non vedo quando colpisce, non vedo quando fa. Perché lampeggia tutto. Lampeggia letteralmente tutto. Poi a una certa diventa anche più facile perché e smette di cagare la minchia. Così. Però insomma non è che sia esattamente il massimo, anzi, la rottura di coglioni. Quindi bisogna salire, continuazione, e io onestamente vaffanculo non ci voglio tornare qua perché poi divento un macello e non ho rivoglia assolutamente nell'anima di rifarmare. Via. Oh Cristo santo.
abiliti. Respawn. Oh madonna, se fosse fossi scivolato era finita. Poi così. Vabbè, allora ti vengo lì sopra. Vieni qua. Salgo molto piano. E ma calma. Tranquilli. Dai. No! Sto finendo. Finendo. A parte la vita. Mancato il timing. Tempismo di merda. Oh, gang, crepa. Vaffanculo, attenzione ogni volta. Questo passano gli anni ed è sempre la stessa storia. Tanti santi nomi. Boss finale. Boss rush. Hitman. Bubble. Ma oddio, potrei farlo anche semplicemente così. Dai, zippo. Non è stata una buona idea. Pessima idea. E allora? E Dio Cristo. Pessima idea. Vabbè, ma tanto c'ho 800 vite. Che cazzo me ne frega? Allora, Bubble. Così. E poi ero riuscito anche a schivarlo in modo gando. Così. A questo brevissimo delay. Oh, mi serviva prima questo. Mi serviva prima. Yeah, Airman got house and I. Wood? Beh, wood. Eccolo qua. Oh, un po' conciato, eh. Schivabile. Non schivabile. Fanculo. Gang. Ah, non avevo preso il pixel. Ah, Woodman. Che converrebbe usare la Tokmink Fire, ma onestamente no. O anche perché. Sì, dai, sei andato. Perfetto. Presa al volo l'energia. Gang. Bubbleman. Ho anche già pronta la Metal Blade. Ma vol... Alta, giusto? Oh no, Quickman. Il time stop perde energia. Dovrebbe portarlo più o meno a metà. Crash bomb le ho finite. Quindi niente. Boh. Mettiamo il cazzo. Prenderemo un po', ma almeno è nerfato. Depotenziato. Ok. Qui. Kurashman! Molto easy. È andato giù liscio come l'olio. Qui. Oh no, Metal Man! Che gli serviva? Forse il Quick Boomerang. Toma! Picchia ancora come un fabbro. Però sì, era il Quick Boomerang. Ultimo quindi è Furashman. Anche lui Metal Blade. Let's go. Smettila di starmi addosso. Vabbè, questo lo pi... Ma dai, ma sei un coglione. Ma scusa. E fattelo dire, sei un deficiente.
Non ricordo onestamente. Non ricordo se serviva l'Atomic Fire per togliergli l'armatura. Ok, sì. Decisamente sì, facciamo così. No, mi pareva fosse ancora Metal Blade. Dai, dai, dai. No, 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 no. Ma come cazzo faccio che non ho più energia? No. Ho solo un colpo di Atomic Fire. No, neanche. Beh, ma è impossibile. Come cazzo faccio? No, sono nella merda. Questa è la prima volta che sono così conciato. No, è finita. È finita. Finita, è finita. Finita. È finita. No, è finita. Finita, no, no, non... Non ho niente. No, non ho più niente, è finita. Zero, zero, no, devo farlo per forza col Buster, ma non ce la farò mai. Questa è la primissima volta in decadi che mi trovo così conciato. La fine. È l'assoluta fine. Che cazzo faccio? Devo arrivare al reset? Devo davvero arrivare al reset? Possibile. No, ma è... E come cazzo faccio? Come cazzo fa... No, ma... E io ogni volta arrivavo, Atomic Fire, boom, 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 andato, Metal Blade e via. Ma è impossibile! Che cazzo faccio? Come? Ready, ho ancora 11 vite ma non ho il resto. E mo? È davvero questa la fine? E tre colpi mi toglie il mio... Possibile che sia davvero questa la mia fine? Vuoi veramente dire che questa è il mio gran finale? E mi sa di sì. Davvero la fine? È la fine, la fine. Non c'è più speranza. Veramente, veramente la fine. Pure quando si avvicina
La fine. Davvero la fine. Non so. Non so. Come cazzo faccio? Come si fa? Che bevo un attimo, va. Massimo lo evito al volo. Vabbè. Si prova. Devo provarci, no? Mi rifiuto di credere che questa sia davvero la fine. Voglio. I refuse. Mi dice Undertale. Raga. Kotowaru. Che fatica. No, questa l'ha perso. Cazzo. Al pad. Argo. Maledizione. Io mi ricordo che c'era un'arma per la seconda fase che la tirava giù su. Ma sono sicuro. Forse. Oddio. Vai. Ok. Dai. Maledetto pad. Cazzarola. La croce. Letterale. Maledizione! La posso fare adesso? Mi tocco dentro. Vaffanculo. Vaffanculo di nuovo. Cristo santo! Dio. Non è possibile. Vedete orco. 4. Vabbè, farò reset. E dai. Un po' allucinante che dopo tutti gli anni non ci ha trovato una soluzione. Non ci credo. Vabbè. Ma beccare il tempismo. Dai. No. Di darmela un po' di energia, però. E dai. Ma dai. Ma no. Ma perché? Ma no. Maledizione. Vabbè, buona, dai. Magari quella buona. Dai. No. Dai. Bloccato, sono bloccato. Mi sa che non salta neanche abbastanza. Sì, ormai si va. Toccherà fare il reset. No, infatti. Cazzo faccio? Perso la mano. Poi è la prima volta che lo faccio col buster, ma dai. Ma si può? No, non si può. Non si può. Non è più. No. E vabbè.
Sto ancora segnando. Oddio, che cazzo era? È vero! Cazzo, è vero! È vero che essendo una collection c'è il tasto per sparare più tardi. No, fanculo, uso questo. Fanculo. Non me ne frega un cazzo, ci vado di testa, non importa. Ah, Maelstrom Power! Sì! Sì! No, non mi interessa, fa niente. Preparati, Wily. Mi auguro vivamente tu abbia fatto pace con qualsiasi entità tu possa anche solo vagamente credere, perché mi premurerò di portarti di persona davanti ai cazzo di cancelli d'ossigliare e suonare le barre come fossero un xilofono con la tua testa! Gang! Ok. Ora mi ricompongo. E grampi. Let's go. Solo basta. E vaffanculo. E vaffanculo. Ora che ci penso, alle porte del gran finale dovrebbe esserci manuale virtuale. Adesso sono curioso, dopo controllo. Ma che sono? Ti guardavo tutte ste gocce. Buona, ma basta! Ok, quante vite ho? Fantastico. E allora per l'ultima volta, let's go! Oh no! Dottor Wily era un alieno per tutto questo tempo! Wow! Reale momento Trigger Studios! Oddio. E poi non è neanche troppo difficile, come posso fare? Ah, è un alieno che gira facendo un... Ha colpito a bollicine la bastardata. Non riesco a parlare. La bastardata qual è? Che si confonde il proiettile con le stelle dietro. Che poi forse con un colpo solo mi tira giù. Maledetto padre della quarta. E non mancarlo. Vabbè, finora non mi sta. Dopo, ok, con calma. Finora sta andando piuttosto bene. Tutti morti. Forse riesco a farlo anche per... Perché non so. Beh, allora ci vado giù pesante con due bolle. Ah! Mio Dio! Potrei anche usare il rewind, ma questo non è JoJo 4! Manca poco. Tre tacche. Due, due. Una! Ah! Il maestro l'ho usato prima. Kaioken! È finita. Uattata. Ed era tutto uno scherzone ingegnone! Era un planetario! Belli planetari. Sacco di anni che non vado a un planetario. Devo bere acqua, sì. Reminder di bere acqua. E prostrati! Prostati, disgraziato, infame, bastardo, pelato, stronzo, malcagato di merda! Ed eccola qui, la chiusura più dura della storia dei videogiochi, comunque sicuramente del NES. Così impatto nella sua essenzialità, con le stagioni che si accalcano, Mega Man che ci si abbina, le sue armi,
asservite al bene. E poi, preso atto che la guerra non cambia mai, immutabile come la pioggia che cade, torneranno sempre i raggi di sole della pace. Forse è questo il senso della vita. Togliersi il proprio elmetto, godendosi il silenzio di un panorama altoatesino dopo aver difeso la pace nel mondo. Bello, 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 cazzo, che gioco epico, fantastico, stupendo, molto piacente, tutto ciò che di bello esiste al mondo. Anni e anni di miliardi di evolviando, i serviti per l'evoluzione sono serviti soltanto per arrivare a giocare questo gioco bellissimo, capolavoro, stupendo, incredibile, con un miliardo di poesia, bello, bellissimo. C'è non c'è una sola virgola fuori, a parte forse le limitazioni del tempo che sparfalla nei mondi topici, quel boss di merda da tirare giù con le crash bombs. Ma bello, bello. Forse per bello mettere nelle scuole come attività formativa obbligatoria, sì. Che bello, no, lo facciamo qua, il post-credit, giustamente, è un elegante long play, vanno ringraziati tutti questi beduini che hanno creduto in un sogno, tranne Inafune, e poter andare avanti godendosi dei frutti dell'arte. Che meraviglia, fantastico, magnifico. Oh, non lo so, potrei mettermi a sfogliare il dizionario di sinonimi e contrari per fare ulteriori complimenti a questo gioco, ma è proprio un gioco che va vissuto. Io avrei anche potuto farci un video classico, parlare di chiacchierata, riflessione umoristica, di non lo so. Volevo un elegante long play per il giocone epicone, bellissimo. Consiglio a tutti al posto della droga! Oh, finito! Come te ne è che te ne è sembrato? Ah sì? Sei più tipo da raccolta? Ah, ma sono gioconi e picconi anche quelli! Pikmin 2? Ah, Ape Escape 2! Ma che zucchine a buon gustino! Ora presto, all'apice mobile!